Bocconi, Riva, Riva, Campoli, Guidi, Gazzini, Tomassi, Carmosini, questa è la formazione del Santo di Garda. Mogneto Lorenzo, Matteo Ferrero in porta, poi Ceso, Marelli, Sulamonti, Lai, Sulloni, Malia, Lungo, Di Giago, Massi, Libertini. Vediamo di metterci impegno subito, ragazzi. Francesco, dai copertura alla difesa. Dentro, ecco il cross liberato dalla difesa. Il tiro, gol! Vale! Vale! Uno fa benissimo, uno contro uno e vai, Dai! Gaggini, l'autore del gol con il numero di cassette, porta subito il vantaggio il Montagnola che dopo pochi minuti mette il timbro sull'1-0.
Chiama il VAR, oh! Signore! Chiama il VAR sulla mano, lui! Contropiede, invocano il VAR, vediamo se verrà colta questa richiesta, e così è. Andiamo a vedere. Lo può chiamare adesso, sì. Stava proprio girato le spalle, se l'ha preso sul braccio stava così. Vediamo se verrà annullato il gol del Montagnolo, di mano, il VAR. Gol! Dai, bravi raga, dai. Bravo Nacho! Ragazzi, cerchiamo col compagno, ragazzi, cerchiamo di tirare palla, dai! Movimento forense 0, valore del gol, il numero di cassette, Gaggini. Una grande iniziativa sulla fascia, portandosi la palla sull'esterno. 3 minuti è andato 3 volte. Dai, forza! Ora, pronti a ripartire con il gioco sulla fascia destra, il movimento corretto. Vediamo se riusciranno a capire i giochi. Libero sulla fascia destra, attenzione. Va bene! Vai da solo.
bella Francesco. Anche Ciccio, Ciccio, cerca di liberarti. Bravo Ciccio, quella è la posizione giusta, eh! Vieni, vieni sul 28, sul 26, bravo Raggi! Ma il 21 luglio adesso eventuale, eh? 21 luglio! Com'è? Ancora, ancora, non molla, si vola, si vola! Aspetta il momento giusto che ancora stanno a sbagliare il pezzato. Giriamo uno e due tocchi, facciamo girare palla. Prova a portare palla. Stefano. Guardio che seguilo già, seguilo già. Due. Bravo. Forza fallo. 26, che fa per più centrali. Vediamo, vede l'imbucata, gran palla. Bravi, va bene. Vieni su. Però portali su ciò lì! Portali su ciò! Ripartenza veloce, viene intanto. Veloce! Non lo lasciamo da solo là! Bravo! Ok, eccolo Colonna, bravo! Ok! Jacopo! Vieni! Più alto deve essere il secondo! C'è subito il cambio, la tra il numero 8, Carelli. Calcio di punizione, vediamo il tiro basso respinto dalla difesa, deve tenere palla ora il movimento Forense, fa salire la squadra, non c'è nessuno in avanti, viene bene, subito larga a destra, bravo, guarda il 22, trova il 15, va bene, dai, chiudi.
cercato una stagione che deve essere interessante. Valerio, vieni, va bene, ormai è fischiato, dai. Tiela, ma devi finire che a fine partita. Uomo, portiere anche, bravo. Va bene. Vai, gira sta palla veloce, Francesco, fatti vedere. Comincia, ecco Francesco, vai. Ok, fammi dall'altra parte sta palla, veloce. Buono. Vai tu. Andrea, le cose facili, ok? Appoggiati col compagno, dai, non c'è spazio! Arrivi fino a un euro, pure quella il primo portiere è stata la parte di Diva, 68. Perché che il gioco finisce con la cosa, che la chiesa, perché quella è la Arcadia. Via dell'Arcadia qual è? Arriva dietro! Solo! 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 Solo
Appoggiati, appoggiati, vai, 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 sali, 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 sali. Cross, vediamo un calcio d'angolo.
adesso sicuramente il Montagnola. Perché già vedo che ti sta divertendo il vecchietto laggiù. No, dopo lo iapa mancare. Lo iapa mancare respirare dopo, ti è tuo vicino. Campoli si appresta a battere questo capito. Un po' montannato, vabbè. Chiama le marcature, tutto pronto. Pure il cross in mezzo che si alza, un troppo lungo. Viene messo in mezzo e libera tutto. Ciccio posizione, Ciccio posizione, perfetto. Gaggini. Ancora Gaggini. Prova ad entrare, non riesco a superare il difensore con movimento Corenzo, sarà rimessa dal fondo da parte di Ferrero. Ricordiamo che in caso di pareggio si va direttamente a rigori. Poche occasioni da parte del movimento Corenzo, abbastanza concreto per il Montagnola che su tre tiri. Avanza dentro, avanza dentro, avanza dentro! Segna, capito?
dietro, Corona c'è dietro, questo gliela fa più a parte dietro. Penso tutto libero, la deve passare, il tiro, gran parata, il gol! Dalla difesa! Ragazzi, ci abbiamo un compagno per terra! Ora si accorge! Dai raga, forza eh! Bravo Filippo! Bravo Filippo! I cambi non ci sono! Vediamo la stretta la partita, raga! Continuiamo a giocare, che è lunga Quindi ricordiamo, Campanella 2, Vicente Forenzo 1, si aprono i giochi. Aspetta Vasia, Vasia, Vasia! Aspetta Vasia! Bravo Pippo! Completamente scoperta, forse anche causa l'infortunio precedente del capitano. Riuscito a seguire. Forza! Abbiamo 5 minuti! Respira Gabri, respira, 5 minuti! Dai dai ragazzi, ancora, 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 bravo Ciccio! Sì, andiamo raga, chi ce va a prestare ragazzi? È partito, bravo Valerio! Bravo Valerio! Bravo Valerio! Palla brutta questa, ma no! Poi sempre fuori lo specchio della porta. Palla brutta, eccolo. Rapido dietro! Dai, 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 andiamo, andiamo, andiamo! Tirate, sì, non più! C'è qua! Mamma arriva, Ma riesci a passare da là? Troppo schiacciato però, Lucio, che sta giocando da solo là davanti. Sei giocato troppo schiacciato, ok, prendi sta palla, ok. Guarda che è partito sulla fascia di là. A cazzo inizia subito, Lucio. Deviazione centrale comunque. Ferrero va a bloccare.
Fa salire e va a rinvio lungo. Bello, oltre la metà campo, prova il suo compagno. Bravo Matteo! Bravo Matteo! Due! Bravo! Palla! Solo! Sembra che più cattivoia in questo preciso istante. Ora guarda il 10 centrale, il tiro! Un gran gol! Incredibile! Gabri, si riapre tutto. Viene più basso adesso, Bravo, bravo! Dai, raga, dai, però, dai! Siamo, andiamo a pressione quando stanno pressione. Ha segnato De Giacomo. Ragazzi, se ci mettiamo un po' di voglia, ci vede il casino, un po' di cattiveria comincia, Due, uno! Solo! Dai! Scivola già! Vai, salla! Lasciato! Bravo! Girato! Vai, ce l'hai alto a sinistra! Andiamo poco dentro, ragazzi! Ale, un po' dentro! Ale! Siete qui, 16! Vai! Così! Bravo, guardate l'uomo, Ma perché non la passiamo sta cazzo di palla del Dio? Certo, non la passiamo, forza madonna! Nessuno che chiamo messo, Perché non la passavo? È il compagno, è del gioco a sereno. Come si chiama? Il compagno mio che sta andando addosso in due, in tre, io chiamo, a Monarivo. Ragazzi, dai!
secondo, dai.
ricomincia qui la partita tra Montagnola e Movimento Forense. Ricordiamo il conteggio 2-2, il gol da parte di Montagnola, Viva e Gazzini, mentre da parte di Movimento Forense non si deve muovere, raga. Ha fischiato prima, dai, la palla, Gianmarco! Come si chiama? Ha già fischiato, dai! Il 16, no, come si chiama? Dai, 3-2. Bravo, 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 si ricomincia una partita non priva di emozioni. Monti provare ad impostare, ben pressato, metterla a terra questa palla, arriva via, ma come fa a essere contro? Dai, guarda la tua adesso, guarda la tua, non d'accordo i giocatori del Movimento Forense, signore contro no, però il terzino eventualmente no, non si critica, che devi poi anche se puoi tornare, nel senso, se vedi ok gestisci a chi c'hai, vedi, gira vai Ciccio. Ok, adesso guarda, ecco Benazzi. Rimani in posizione, Ciccio. Il cross in mezzo che trova l'intervento del numero 3. Palla centrale mai, Ciccio. Che si salva in calcio d'angolo. Vai Lucio, vai Gabriele, Valerio, vai ancora il cross in mezzo, il colpo di testa, il tiro, gol! Il tiro, passo destro!
doppio. Dai, dai, bravo, dai, dai, Gaggio! 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 Oh, Gaggini! Mettila a centrocampo! Cecco, vieni fuori, vieni! Vai là, tenere aperta questa partita. Passa, passa! Vai, per cazzo lì Valerio! Attaccato, dai ragazzi, subito! Lucio non cammina, Lucio, è ripartito, senza fallo Ciccio! Uno, passaggio in mezzo, si porta la palla avanti, il 26... non trova il compagno, chiuso bene, ancora il 17, il tiro, grande parata, arriva la rimane lì, salvataggio incredibile. Abbiamo detto tecnicamente. Attaccata Andrea! A portare la palla avanti, a trovare gli spazi. Guardate ragazzi, non fa niente che fare, ma è sul capo. Mario, come che fare, stanno a fare?
Vamo! Dai, Lucio, dai, Lucio! Siamo concentrati, dai, in mezzo al campo adesso, attaccati, oh, attaccati agli uomini, ce l'hai dietro. Arriva qua. Centrale, Francesco. Ecco, 19, bravo. Vai attaccato, gli dà spazio, Francesco, lui non gli dai spazio, fatti sentire, te supera. Seconda palla! Quando uno ce l'ha,
Simone, ce l'ha due! Ce l'ha due, Simone, quello devi scalare a te, eh! Guarda qua in mezzo al campo, qua in mezzo al campo! Gioca, gioca, gioca! Guarda qua adesso, Andrea! Gli dai una mano là, stringi! Andre, diamo una mano ragazzi, tutti insieme! Cerchiamo di facilitare il lavoro. Sali, vieni qua, vieni sopra, vieni. La prendiamo noi di destra, è nostra! Se te va bene quando lo fai bene, però ti sapevo, però va bene. Lucio, facciamo parlare di gara. Dai, chiudiamo la regala a bocca. Facciamo giocare le gambe. Dai, dai, Cecco. Dai, Cecco. Dai, dai, cattivi, raga. Cattivi. Metteci sto cazzo di piede. Metteci sto cazzo di piede. Via, dalla, dalla, dalla. Vai centrale, vai centrale, vai centrale. Francesco, vai centrale. Stringi, tu Giari. Stringi. Questa volta se ne va. Prova l'uno contro uno. Vediamo se la cross è in mezzo. C'è il cross. Non trova nessuno. Ora numero 15. Il tiro. Troppo centrale sul portiere. Lucio, guarda il 26, Lucio, guarda il 26, attaccati! Ragazzi, andiamo con... Ma che cazzo metto dietro? L'unica distrazione del Montagnola. Non è molto efficace in difesa. Salvato e mantenuto in partita, parte dal proprio portiere. Ora, cross in mezzo. Libera malissimo. Entra il tiro! La traversa! Pazzesco! Oh, forza! Forza! Ciccio, dai una mano! Grande Ciccio, dai una mano! Non molliamo, Simone, rimani in posizione! Andiamola sotto, ragazzi! Da solo, Sari, Sari, Sari! Sari, Sari! Sari! Secondo fa uscire, mettere il cross, uno del primo, fuori, fuori, sto fuori! Sto fuori! Scarico sul 16, pressione! Roba nostra, Ciccio! Ottimo! Roba nostra! Mettici, dai, dai, dai! Via, via, lei! È buona! Ottimo, metti a piazza palla! Lucio, metti a piazza palla, dai, dai! Non viene messo ancora! Sali poci, Lilli, sali poci, no! Dai, 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 Ciccio! Dai, dai, dai!
largo, vieni largo, vieni largo, vieni largo. Posizione centrocampo. Ma che cazzo la dà? Con calma, con calma, sempre di prima la giochi. Stoppala una volta. Il movimento forense, cercare. Mamma mia, c'ha due piedi d'assilo, c'ha una volta. Uno gioca in mezzo al lato, non mi servi, devi aiutare la squadra, devi correre, devi stare già là, per Dio, stai camminando. Porca troia, se guarda la partita, se guarda, oh, se guardate la partita, un po' di cattiveria. Ma dobbiamo uscire per forza. Sembra rimanere in campo e si riprenderà. Mica stiamo a fare possesso Montagnola. Vediamo 22esimo 3-3. Facciamo i denti, non passo niente. L'importante è giocare. Guarda come sta dietro! Arbitro numero 22 da parte del Montagnola. Dai ragazzi, dai! Dai, forza! Michele, cervello adesso, fa già la palla, cervello, facciamo già la palla. Dai, concentrati! Ora inseguire il movimento forense. Portalo verso l'esterno. Vuole pareggiare subito, palla in mezzo, sul prende, non ci arriva, forse una spinta. Dai, quasi subito a pareggiare. Signore tempo, signore. No, dico che aggiri davanti a Alicante. Ma dai, 4-3. Cioè, nel senso, aspetta a mezzogiorno, no, si va. Cambiamo una minuta ai parti. Siamo 36-9. 14, secondo me, altre giocate spettacolari. Perché il quarto, così stanno. Lungo la punta! Secondo me, a sto punto, fa un vantaggio. E abbiamo 9 più un mezzo. Io non ho un po' che poi. No, c'è il nemico. Cirilli! Dai, 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 due minuti! Dai! Ecco, adesso, adesso guarda là, Ruggeri! Adesso c'è un uomo in più, eh! Dai, dai, Lucio, vai Lucio, vai Lucio, vai Lucio! Vai sulla riga là, dai. Ecco, ecco, ecco. Dai, 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 aspetta. Sali, sali, po', salta solo. Dai, che... Concentrati, mi raccomando, Ragazzi! Non lasciamo sto pallone! Dai,
dai, dai, Adesso! Dammi l'appoggio! Senza fallo, sta, vai! Devo scaricare. Io! Non metterla in mezzo. Dai, dai, dai! Vai, dai, dai! Vai, dai, dai! Colonna! Non riuscito a liberare. Questo scalzo d'anno con la parte di movimento Firenze. Cross in mezzo, non trova l'incornata, la prolunga verso il numero 15, viene la retta a mantenere in campo, così è. Siamo uno contro uno, ben chiuso. Deve fare fallo. Pronta a ripartire il Montagnola. Vai, 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 vieni là, vieni là, vieni là, palla non viene fischiato fuori gioco. Lascia dai, perdere il pallone, ora il numero 17, uno contro uno con il portiere, 21 fuori il gioco, no, 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 siamo al VAR, no, due contro uno, è un due contro uno, che siamo pazzi, Michele, 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 oh, mi piace, Michele, guarda me, Michele, sta Michele, Dai, opzioni al tiro. Cesco, attenzione a questo, Cassino. Contro destra. Inizia corsa sul portiere, Simone. Simone, inizia corsa sul portiere. Il tiro trova la barriera. Ha chiamato! Al minuto! Vai, vai, vai a vedere, vai!
così è. Vediamo che cosa decide. La puoi dare. Fischio e punizione per il Montagnola. Situazione borderline. Preferito la deve tenere aperta questa partita, vediamo dai andiamo a prendere questa palla, dai Cito, dai deve resistere dai in posta palla per favore, su oh, c'è il campo, c'è la palla, che cazzo era da voi, ha ridotto no Simone, notte guardate a lui, eccolo ne esiste, no si è centrale. Bastava andare da voi, vai centrale, vai in mezzo, vai in mezzo. 5-3, ricordiamo il risultato per il Montagnola. Il momento Firenze si è trovato costretto a recuperare per ben 3 via, volte. Via, va la caccia! Dai, vi giocava a prima. Riuscirà anche questa impresa. Veramente pochi minuti. Andava a chiudere. Si perde un attimo la palla. Tutti liberi, il velo. Va bene, fra. Dai, Ciccio, con chi ce l'ha?
Ciccio, sta zitto, ci penso io, Ciccio. Mister, evitiamo da dire ragazzino di 112 anni nel 26, se no mi andiamo a discutere, non serve proprio. Ciccio, fatti i cazzi tu a te, eh. Guarda, sì, è purezza, vediamo, la vota in mezzo, uno contro uno, uno in portiere, gran gol! 4-3! La partita si riapre. Arriva! Grazie! Arriva! Autore del gol, 1-8. A 2 e mezzo! E mezzo a scappa, dai, oh, Francesco! Non fa gioco, eh! Vai, eh! Non parla, gioca, Francesco, dai! Francesco, dai, Francesco, dai. Non penico io, eh! Arriva, 2 qua, dai, 3 minuti, ragazzi, a 2 là, vicino! Via, palla avanti! Palla avanti, stai attaccato! Calè! Dai, dai! Tempi supplementari. No, vai, siamo finiti. Dai, cazzo. Possesso palla. Arbitro. Recuperare. Non parliamo. Nel centrocampo, signore. Rimanete a bloccare. Simone non li fa partire. Ecco io. Bene, bene. Lato sinistro. Collo difficoltoso. Alla fine del secondo tempo rivediamo il conteggio, 5 Montagnola, 4 Movimento Forense, il quarto gol. Ciccio, sempre tranquillo, dai, dai, dai. Avvicinati più a cosa adesso, avvicinati più al Cirilli, avvicinati, ecco, strindi, strindi, vieni, vieni, vieni. Ora il Movimento Forense dentro, la palla rimane in... Bravo Ciccio, bravo. Attaccato, dai Cirilli, dai ragazzi, è vivo! 2 minuti. Tasso di munizione. Questo deve fare il momento corretto. Oh, tira l'uomo! Speranza. Prova a salire anche Ferrero. Ognuno all'uomo, ragazzi! Tutti nell'area di rigore per Montagnola. Oh! C'è la squadra dietro, 4 dietro, attaccati! Attaccati! Dell'arbitro. Attaccati! Ecco ora il cross in mezzo, morbido, il portiere non esce, la palla rimane lì. Calmi, 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 calmi. Tempo, tempo! Messa dal fondo. Poco meno di 2 minuti. Rimaniamo bloccato, ricordi. Signore, tempo! Questo è quello che deve fare il Montagnola, perdere un po' di tempo, cercare di portarsi a casa questo gol di vantaggio. Sei solo, non è massimo, ma la palla arriva lì. Bravo, seconda! Grande velo per Cece, che trova il mezzo. Speranza per il Movimento Forense, perché l'arbitro non fischia, si gioca, proveranno l'assalto, conquistare la presenza del Montagnola, dovranno alzare la nera bianca, minuti di recupero, 3 chiamati dall'arbitro. Bello fra i denti. Signore, è finita, signore. Ebbo, è finita. Ora un calcio di pressione. Sale anche il portiere. Salgono tutti. Nessuno. Voglio l'uomo. Voglio l'uomo da qua, larghi. Larghi. No, ragazzi. Ce l'ha te dietro là. Oh. Attenzione, secondo palo. Vediamo dove metterà questa palla. Attenzione al portiere! Portiere! Oh.
Del portiere! Ciccio! Volo andà! Il portiere fuori, attenzione! Cross in mezzo, vediamo se trova qualcuno! Fuori gioco! Fuori gioco! Gioco. Prova il tiro da fuori aria! Guardate! Secondi preziosi. Ciccio, dai un'occhiata! Ma mi passa l'arco allora! Non riesce a sfondare, deve rimanere un po' alto. Dove sta qua? Va a liberare. Largo! C'è il gol, 26! Ora va il cross! Gol! Parenzo, incredibile! Un minuto e mezzo dalla fine! Momento Parenzo! Porta il pallone 5-5! È finita, chiama! Chiama, arbitro! 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 Grazie! Quello che sta facendo bene. Ancora una volta chiamato in causa il VAR. No. Segnato basta numero da parte del Movimento Forense. Il numero che ha segnato 11 a 7 è arrivata la comunicazione. Tipo stretto con Andrea Jacopo, stretto 17 vieni. Che porta. E qua prima di qua. Sì, ma volevo che cazzo gli avete chiamato di piramide. Vediamo se farà recuperare qualcosa. Domani dietro. Proprio ora. Avanti alla palla! Marco! Ora non è finita questa partita. Quanti secondi ancora? Oh!
cazzo di entrata fai al 98esimo? Che cazzo di entrata fai?
Davide al telefono. Che tipo di domande facciamo, raga? La capitale per Bangladesh. Già mi sono perso. Allora, mi ricordi il nome, gente? Benassi. Benassi. Due gol. E allora siamo qui con Michele Benassi, uno degli uomini più importanti della Montagnola, per la risoluzione di questa partita. Due gol a referto più il rigore decisivo. Allora Michele, subito un commento a caldo sul match. Beh, sarà una partita divertente e aperta, come abbiamo visto, 5-5. Sembrava chiusa per un certo verso, poi però i ragazzi avversari, anzi mi complimento con loro che non hanno mai mollato fino alla fine e hanno acciuffato il pareggio alla fine. E questa è la testimonianza che ci hanno creduto e siamo rimasti in partita anche noi e niente, poi la lotteria dei rigori è questa, e ci siamo portati a casa il risultato e ci giochiamo questa finale. Allora, sicuramente i complimenti per l'obiettivo raggiunto. Una cosa che ti volevo chiedere è, secondo te, insomma, come ti spieghi il fatto che il Montagnola sia passato più volte in vantaggio senza mai riuscire però a chiudere la partita? La tenuta fisica purtroppo quando arrivi a fine anno è quella che è. E, ripeto, noi non siamo una squadra che ci conosciamo da tanto tempo, quindi eravamo abbastanza lunghi, loro giustamente una squadra bella collaudata e ci hanno infilato, meritando anche il pareggio a questo punto. E allora ci siamo divertiti e spero che tutti quanti voi altrettanto. Beh, sicuramente c'è stato da divertirsi quest'oggi. Un'altra cosa che volevo chiederti sulla tattica: abbiamo visto viaggiare più spediti i vostri giocatori sulle corsie laterali, questo in attacco, mentre invece in difesa soffrire di più centralmente. È una giusta interpretazione? Cosa ne pensa Michele Benassi? Noi abbiamo uomini importanti sulle fasce che creano superiorità numerica, vanno a fare tantissimo l'uno contro uno e questo ovviamente ci lascia la difesa e il centrocampo più sguarniti. Facile, diciamo, facile per essere attaccati. E dobbiamo registrare sicuramente qualche cosa, rimanere più corti, le linee più basse e stretti senza pallone. Questa è la cosa più importante al momento. Allora, un'ultimissima domanda, poi ti lasciamo andare. A chi vuoi dedicare questi due gol più il rigore segnato e il traguardo raggiunto della vittoria e la finale? Non me ne vogliono i ragazzi, dedico questi due gol a papà che non c'è più da poco e tutto quello che c'è nel campo, ogni passo è tutta roba di papà Benassi. Mi ho messo un maso, mi avevo più, scusate. Lasciamo andare. E allora, per noi può bastare così, rinnoviamo i nostri complimenti a Benassi della Montagnola e un in bocca al lupo per la finale del torneo. Grazie. Grazie ragazzi, buona serata, grazie. Ciao, grazie. Ciao. Allora.